Carissimi amici di Mitico Snake, allora, unboxing di fine ferie, di fine estate, infatti eccolo qua, un nuovo pacco arrivato, e infatti questo unboxing è un po' improvvisato, ma ci sta. E infatti unboxo questo prodotto che mi è arrivato, un prodottino, l'ho visto in offerta su Amazon e non ho potuto farne a meno di prenderlo. E dico, anzi magari vi anticipo una cosa, è un indossabile ragazzi, quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, rieccomi qua. Allora, anche in ferie e proprio in questo momento proprio sto unboxando il pacco qui a Napoli, perché sono in ferie qui dai miei. Allora, buttiamo via il pacco Amazon e voilà. Allora, il prodotto che ho preso è lui, Amazon, non so se si riesce a vedere, eccolo là, Amazon Fitbit S Lite. Ok, quindi è uno smartwatch, l'ho visto in offerta attorno ai 40 euro, e credetemi, ho fatto questo acquisto direttamente dalla spiaggia, quindi ero lì, prendevo un po' di sole, ho detto perché non prendo, il prezzo è buono, e così ho fatto. Allora, apriamolo un attimino, così ve lo faccio anche vedere, dopo lo vado a configurare perché non vedo l'ora di provarlo. Allora, confezione interna, Amazon Fit, quindi vedete tutto da questa inquadratura, nessuna doppia inquadratura, e andiamo ad aprire il tutto. Allora, eccolo qua, uno smartwatch molto molto leggero, confezione sottostante vuota, e andiamo ad aprire direttamente lui. Allora, questo è l'Amazon Fitbit S Lite, cerco di farvelo vedere da un'inquadratura un pochino meglio, eccola qui. Ok, perché tengo proprio la luce proprio di fronte a me. Ok, nella confezione oltre a lui ci sta anche l'alimentatore proprietario per la ricarica, quindi abbiamo un USB di tipo A e abbiamo la base di ricarica che possiamo ricaricare lo smartwatch in questo modo, quindi si blocca all'interno ed ecco qua l'alimentatore dove si va a collegare direttamente il Fitbit. Però adesso vorrei direttamente accenderlo, anzi togliamo un attimino la pellicola e voilà, adesso non ci resta che accenderlo. Vediamo un po', sempre che sia acceso, si è vibrato, fatto la vibrazione dell'accensione ed eccolo qua. Quindi adesso mi mostra un QR code e ciò vuol dire che qui, anzi no, possiamo anche già andare a mettere la lingua. Ok, italiano, scarica l'app e associa l'orologio. Quindi io in questo momento non posso riuscire a farlo perché dallo smartphone sto registrando l'audio di questo unboxing. Allora ragazzi, è stato un unboxing veloce, un unboxing light proprio come il prodotto, e adesso lo vado subito a configurare e provarlo. Se volete qualche informazione in più su di questo Amazon Fitbit S Lite, ok, sì, S Lite, ricordo bene, quindi l'ho pagato attorno ai 40 euro senza nessuno sconto, anzi se non erro ci sta un coupon applicabile direttamente dalla pagina d'acquisto del 5% se non erro, quindi andreste a risparmiare attorno ai 4-5 euro, quindi dai circa 40 euro andreste a pagarlo 34-35 euro, proprio come ho fatto io. Allora, qua in basso nella descrizione vi lascio il link direttamente all'acquisto. E ragazzi, io lo vado a provare, lo vado a configurare e vedo un po' come funziona il prodotto, e magari vi aggiornerò come sempre sulla mia pagina Instagram. Allora, io intanto faccio qui con voi questa operazione, tolgo il vecchio Xiaomi Mi Band 5 e inizio già a mettere lui sul polso, che poi tra l'altro ragazzi devo dire che questo Fit, se riuscisse ad aprirlo, Amazon Fitbit, no, Bip S Lite, ha le stesse identiche funzionalità del mio Xiaomi Mi Band 5. Allora lo vado ad inserire, cioè inserire, lo vado ad indossare e vediamo un po'.
un unboxing diciamo davvero niente male. Ero in cerca di uno smartwatch un pochino un po' più aggiornato ed ecco qua. Allora, smartwatch sì, calza anche molto bene al mio polso. E l'altro, non lo so, forse lo darò alla signorina che è qua dietro, ha alzato la mano. Eccola qui, non si fa vedere, scordatevelo. Magari nello speciale dei 10.000 iscritti sarà presente anche lei. Di qua ci sta mia sorella che potete intravedere quel po' di testolina. Scemo. Grazie del complimento. Allora ragazzi, dicevo, se volete qualche informazione in più di questo Amazon Bip S Lite, vi lascio il link diretto ad Amazon qua in basso nella descrizione. E beh, fatemi sapere qua in basso nei commenti se lo avete anche voi, se l'avete provato, se lo comprereste, insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto attivate, iscrivetevi al canale. Superiamo abbondantemente questi 10.000 iscritti, e se ancora non l'avete fatto, dopo esservi iscritti attivate anche la campanellina delle notifiche per non rimanere indietro con i video, quindi restate sempre aggiornati. Condividete questi video a manetta appena posso, e già lo sapete, inutile dirlo, ve lo ricordo lo stesso, ve lo ricordo anche l'animazione qua in basso, che potete seguirmi anche su Instagram, perché le novità prima passano da Instagram e poi arrivano qui al canale YouTube. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. E ragazzi, chi è ancora in ferie, buone ferie, e intanto noi ci vediamo sempre qui domenica mattina. Ciao!